Il Teatro Verdi di Monte San Savino apre il sipario, un ricco cartellone svelato con l'affresco di un paese vestito a festa in un lungo pomeriggio di spettacolo itinerante attraverso le piazze del borgo della Val di Chiana. Un'altra stagione che comincia, una stagione non semplice, un momento molto difficile per il mondo, ma il teatro resta uno spazio importante di incontro e di discussione. Grandi nomi, grandi compagnie, grandi spettacoli che porteranno a rivivere, a far rivivere questo teatro e a far sì che le persone vengano a sognare un pochino dentro il nostro Teatro Verdi di Monte San Savino, un po' la nostra casa, e spero che possa durare per un po' di tempo. Tra i protagonisti Gemon, Dario Vergassola, Marco Marzocca e Ottavia Piccolo. Sono una giornalista, non un giudice e nemmeno un poliziotto. Io mi limito a raccontare i fatti come sono, come stanno. Sembra la cosa più facile, invece qui è la più difficile. È a un prezzo enorme che non fai più un mestiere, ma combatti una guerra. Il testo che presenteremo, lo faremo in lettura, si chiama Lo schifo e parla dell'uccisione di Ilaria Alpi e Milan Rovatin, che è avvenuta 30 anni fa. Stefano Massini ha scritto questo testo e Massini ormai è il mio autore preferito, sono praticamente 20 anni che faccio solo Massini, finché lui scrive io recito. Il cartellone quest'anno non rinuncia ad uno spazio per i più piccoli e le famiglie e l'incontro con il teatro popolare. Avremo spettacoli di pomeriggio per le famiglie, proprio aperti alla famiglia, mentre quest'anno per la prima volta in collaborazione con l'associazione culturale Il Gioco abbiamo creato il Gioco d'Inverno e porteremo degli spettacoli di teatro popolare nel Teatro San Prospero di Montagnano, che è Montagnano la sede naturale del Gioco. C'è la signora Zoe e il suo marito Arturo, la signora Eva e infine la signora o signorina Gertrude, che è singolo zitella, dipende dai punti di vista.